un calcio di punizione guadagnato, se vogliamo, dalla formazione di Baran, un calcio di punizione che permetterà probabilmente a Birsa, supponiamo sia lui il prossimo calciatore di questo tiro piazzato, a servire direttamente in area di rigore, dove in effetti stanno muovendosi tutti i lunghi della formazione veronese. Vediamo Zukanovic, vediamo Fre, Gamberini, Radovanovic e naturalmente gli attaccanti. Tutto è pronto, l'arbitro mette il fischietto alla bocca, sta partendo Birsa, palla in area di rigore, mucchio selvaggio, palla allontanata inizialmente, prova Isco da fuori, palla deviata, Meggiorini, rete, Meggiorini porta in vantaggio il Chievo Verona, un gol strepitoso, Ernesto, un gol strepitoso in rovesciata nel cuore dell'area di rigore. Bravissimo Meggiorini, che è riuscito in coordinazione perfetta nel cuore dell'area di rigore a sfruttare un rimpallo positivo dopo un primo rimpallo dalla punizione di Birsa, allontanata la difesa, però rimesso subito in mezzo da un giocatore del Chievo, e Birsa sul rimpallo è riuscito a buttare subito la palla alle spalle di Cragno, quindi 1-0 per il Chievo, un inizio che meglio di così non potevamo immaginarcelo, Paolo. Ma in effetti no, sotto certi punti di vista, però dal calcio d'inizio in poi abbiamo visto giocare praticamente solo il Chievo Verona.